Un'altra situazione di incuria qui a Chieti ormai da molti anni, stavolta in centro. Assolutamente in centro, una delle vie principali di viabilità della città, del centro storico, c'è questa situazione di evidente pressappochismo, di incuria e di menefreghismo che persiste almeno da un paio di anni. Non si sa quando vorrà essere risolta dall'attuale amministrazione, visto che, ripeto, crea parecchi disagi al traffico cittadino. Un tema questo quindi che non riguarda solamente le periferie. Assolutamente no, ma Chieti è totalmente tutta in degrado, altrimenti non ci sarebbe la situazione di Piazza San Giustino davanti al Tribunale, sotto la chiesa, con l'erba alta 1,5 m, non ci sarebbe il municipio chiuso da 11 anni o il tunnel fermo, gli ascensori con il tunnel che collega Largo Barbella al parcheggio del Terminal da circa 13 anni. Chieti è tutta in degrado, Chieti ha bisogno di ripartire, ha bisogno di risposte concrete e noi siamo pronti a darle. Allora, lei è un esercente, qui siamo a Chieti Centro, lì c'è un semaforo provvisorio, ormai da quanto tempo? Sono ormai 2 anni che c'è questa strada chiusa, diciamo, questo disagio. E vi crea qualche problema per la vostra attività? Beh, chiaramente c'è sempre il restringimento della corsia, quindi comunque le macchine hanno sempre difficoltà a parcheggiare, a fermarsi, poi questa è una zona abbastanza problematica per questo, e quindi non ci sono parcheggi, sì. Sicuramente crea qualche difficoltà. Da quando è successo, oramai più di 1 anno e mezzo fa, è un po' l'attività è scesa, diciamo che c'è un po' meno traffico, che crea un po' di disagio alla viabilità. Quindi i clienti tendono a non fermarsi più qua per fare rifornimento. E dall'amministrazione comunale nessuno è intervenuto? Veramente qualcuno è intervenuto, diciamo, quasi subito. Però dopo non si è visto più nessuno, poi per diverso tempo non si è visto più nessuno. Una volta che hanno predisposto poi le transenne e il semaforo, poi non si è visto più nessuno.